la verità, più che se ne può parlare, perché sabato e domenica scorsi... Sì, sì, no, no, io le dicevo se ce ne può parlare qui in diretta, no, no, sappiamo, siamo, siamo aggiornati. Certo, sono in aula, sto lavorando alla camera, ci sono delle votazioni attualmente in corso, ma va bene comunque, certo. La dico adesso verde. Pronto? Sì, 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 la sentiamo. No, le volevo chiedere, il partito pirata in cosa consiste questa democrazia liquida? Beh, è la nuova frontiera della politica, perché liquid feedback significa avviare un rapporto interattivo con i cittadini che partecipano alla vita anche istituzionale, perché sostanzialmente si costruisce una intelligenza collettiva con discussioni sulla rete, con decisioni che avvengono, ecco, con queste nuove modalità, e sono le modalità che oggi la maggioranza degli italiani auspica, perché i vecchi partiti sono partiti ormai superati. Perché sono un idiota, scusami? Perché sono un idiota? Ci sono insulti, ecco, in diretta? È arrivato secondo però, a prendere il suo Lusca. Quando hai visto Barbato ti sei messo... Onorevole Barbato, ci siamo? Onorevole Barbato, ancora voi. Nella mia attività di virata di assaltare i partiti mi capita di dover fare poi degli scontri, naturalmente. Una cosa le volevo chiedere, Barbato, sì. Che mi incuriosiva. Leggevo, preparando una scheda su di lei, che lei praticamente... È solito mettersi delle mostrine, no? Un po' come i militari in missione, e ogni qualvolta che viene ripreso nelle sue uscite in camera, è vero oppure no? Di mettere delle, non ho capito? Di mettere delle mostrine, delle spillette a ricordare ogni qualvolta il presidente di camera di turno lo è andato a riprendere. No, non ho messo mai alcuna mostrina, perché il mio lavoro quotidiano è fatto di atti parlamentari, quindi certo. Le mostrine probabilmente appartengono a questa politica televisiva che oggi vediamo negli altri partiti, perché probabilmente, anzi certamente, questa è la politica degli altri partiti, cioè che si limita semplicemente a fare il comunicato stampa, a fare la dichiarazione in televisione. Lì vedete i rappresentanti degli altri partiti che vanno qui all'ufficio stampa, perché a questo si limita la politica di oggi. Perché oggi i partiti e la politica non ha più rapporti con i territori, con i cittadini, non respira più le questioni degli italiani, e quindi hanno bisogno di questa propaganda e di questa politica televisiva. Così funziona oggi, ahimè, ai noi, la politica, ed è la ragione per la quale ritengo superato il sistema degli attuali partiti, e ritengo che ecco, questa sia la nuova frontiera, la democrazia liquida, che metterà in soffitta questi vecchi strumenti novecenteschi dei vecchi partiti, delle vecchie strutture, dei vecchi apparati. Onorevole, che... mi scusi se la interrompo, nel convegno dell'ultimo fine settimana, il meeting dei partiti pirata europei che si è celebrato a Roma, lei praticamente ha detto di aver già preso la tessera del partito, ma dopo però è stato anche detto che non viene dato nessun partito a chi non esistono tessere, a chi decide di iscriversi. Anche la terminologia che ha usato di tessera, certo, questa roba che appartiene ai vecchi partiti, cioè lei l'ha usato per essere intuitivo, per far capire praticamente, ma è qualcosa che non esiste nella democrazia liquida. La tessera erano strumenti della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, che tra l'altro riescono a sopravvivere negli attuali partiti, ed è la ragione per la quale non rappresentano una vera offerta politica per gli italiani e non riscaldano più il cuore degli italiani. Barbato, mi scusi, io leggo dall'Opinione, che ha fatto un articolo su di lei, le leggo testualmente: Barbato si appunta sulla giacchetta come fossero le campagne di un generale, i biasimi e i richiami di chi presiede le sedute alla Camera. Possiamo smentirla questa cosa o è verità? La verità è che sto sentendo Franceschini che si sta lamentando qui, perché probabilmente ho parlato di lui, della sua macchina, adesso riviene qui vicino a me, probabilmente vuole con me regolare qualche conto. Perché ieri sera in trasmissione ho parlato dell'auto che utilizza, ma vediamo che cosa vuole, anzi
se vuole gli faccio sentire la diretta. Certo, 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 volentieri, facciamo Radio Verità, già rendiamo anche partecipi i nostri radioascoltatori di ciò che effettivamente accade allora nei palazzi del potere. Il telefonino qui su aperto e lui verrà vicino e sentirà che cosa dice. Va bene, va benissimo. Però prima un'ultima domanda, mi permetta, sì. Barbato. Ieri abbiamo anche affrontato il tema relativo a Montezemolo, alla Terza Repubblica. Allora, lei parlava di una democrazia liquida, sicuramente di un cambiamento, di un'innovazione a livello politico qui in Italia. Sì. Relativamente alla Terza Repubblica, lei cosa ne pensa, primo? E secondo, crede che questo cambiamento che lei sta attuando rientri anche in un discorso di Terza Repubblica? Guarda, io ritengo che sicuramente, se la vogliamo chiamare Seconda Repubblica, questa Seconda Repubblica, se è rappresentata dall'attuale classe dirigente, sicuramente è finita questa seconda classe, questa Seconda Repubblica, perché ormai questa classe politica ha dimostrato di non essere all'altezza, di non dare risposte agli italiani. Non hanno neanche il coraggio di fare, perché si nascondono tutti dietro Monti. E allora è finita questa classe politica e questi partiti. Mm-hmm. E democrazia liquida, e per essa il partito pirata, rappresenta il futuro, rappresenta la nuova frontiera della politica italiana, perché è il modo più efficace per rendere attivi e coinvolti i cittadini nelle dinamiche istituzionali, perché i cittadini vogliono la politica, ma vogliono la buona politica. Certo. E vogliono partecipare, no, questo, alla vita attiva, questo lo della, sappiamo, della politica e delle istituzioni. A proposito dei cittadini, leggerò anche le curiosità dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 342-4151-406. Lei parlava prima del Partito dei Pirati anche a livello europeo, no? C'è stato il meeting che si è celebrato qui a Roma, e allora le chiedo, ma questa organizzazione a livello europeo che rappresentanza ha? Cioè, qui in Italia sappiamo, allora lei adesso ce ne sta spiegando i termini e anche i confini, ma a livello europeo che conformazione ha il Partito dei Pirati? E dove si trova, oltre che in Italia chiaramente? Chi ne fa parte? Guardi, ha partecipato una europarlamentare al meeting che abbiamo tenuto sabato e domenica scorso. Sì. E questa europarlamentare ha 25 anni e le ho detto, ma lo sai che prima che tu nascessi c'erano dei parlamentari qui già a Montecitorio che ci stanno ancora e addirittura hanno la pretesa di rimanere anche nella prossima legislatura. Perché qui ormai la politica è diventato un mestiere, cioè qui abbiamo i politici di professione, e lo dicevo ad Amelia Underdotter, che è una europarlamentare svedese di 25 anni, che già da 3 anni è nel Parlamento europeo, e lo dicevo anche agli altri deputati tedeschi. Insomma, è una realtà che già esiste a livello internazionale, e a livello europeo noi ci rivedremo proprio qui a Montecitorio, dove ho dato la disponibilità per il prossimo incontro dei delegati europei di incontrarci qui presso una sala della Camera dei Deputati. Sì. Perché i pirati sono presenti anche qui a Montecitorio, insomma anche qui in Italia c'è l'ingresso del Partito pirata che vuol far contare i cittadini. Beh, Barbato, stare via questa politica inutile e marcia. Barbato, lei uscirà definitivamente dall'IDV a questo punto, e le chiedo un giudizio sugli ultimi casi dell'IDV, Maruccio su tutti, anche le dichiarazioni di Di Pietro, Beppe Grillo che addirittura è andato a proporre Di Pietro quale possibile successore al Colle di Napolitano. Guardi, io innanzitutto, per essere precisi, tecnicamente non posso uscire da Italia dei Valori, non essendoci mai entrato, perché io non sono... A porto esterno lei, giusto? Non sono iscritto all'Italia dei Valori, perché sono entrato come
rappresentante della lista civica nazionale, quindi da deputato civico, e ho mantenuto il profilo civico, quindi da indipendente a tutt'oggi. Ma aggiungo anche che, poiché ritengo che la politica ha bisogno di esempi e di gesti collegati all'etica e alla morale, io non mi sposterò neanche di un millimetro dal gruppo parlamentare di Italia dei Valori, perché io sono stato eletto sotto il simbolo di Antonio Di Pietro, e quindi rimango legato e rispetto la volontà di quegli italiani che hanno messo il segno della croce sul simbolo dell'Italia dei Valori. La politica ha bisogno innanzitutto... E col partito dei pirati come la mettiamo allora? Beh, io ho dato un'adesione e mi è stata certificata da un po' di tempo la mia richiesta, perché funziona così, prima di poter essere inseriti nella piattaforma, perché è una piattaforma di cui le parlavo, del liquid feedback, che funziona ecco, con queste nuove modalità in cui c'è la partecipazione di tutti nelle decisioni a prendersi. Semplice, è molto semplice, guarda, non ci sono tutte queste alchimie, tutte queste trattative, i giochetti sotto banco, insomma la vecchia politica è da mettere in soffitta ormai. Questi vecchi partiti inutili e marci sono da cancellare definitivamente, anche perché ormai non riscaldano più il cuore degli italiani. La stragrande maggioranza degli italiani è stufa di questi partiti, non ne può più, li detesta, e allora stiamo qui cercando di dare già una spunta, come abbiamo fatto con alcuni uomini del Movimento 5 Stelle, che ci hanno chiesto già di usarci, ecco, questo è il termine adatto, a livello istituzionale, per portare avanti le loro attività istituzionali. Mi riferisco al consigliere regionale dell'Emilia Romagna Giovanni Favia. Insomma, la politica ha bisogno di atti concreti, di risposte certe, come stamattina, quando sui temi ambientali, sui temi delle bonifiche, sui temi dei territori e dei dissesti idrogeologici, ho chiesto: ma perché non ci muoviamo preventivamente? E si è votato un emendamento dell'Italia dei Valori, dove lo ha votato, ahimè, solo Italia dei Valori, solo il gruppo parlamentare di Italia dei Valori, perché gli altri partiti pensano ad altro, pensano soprattutto, ecco, giusto per parlarci di finanziamento dei gruppi parlamentari. Mi ha riscontrato Fini una richiesta che gli ho fatto: sa quanta ciccia si son pappati i gruppi parlamentari in questa legislatura? E lo sappiamo, senza tornarci, Barbato, lo sappiamo bene. Ci rimaniamo male a sentirlo, Barbato. Per gli esodati. No. Insomma, una cosa le chiedo, un suo commento sul fatto che non si trovino i soldi per i malati terminali di SLA. È una notizia delle ultime ore, io questo le volevo chiedere. I terminali di SLA non si trovano i soldi. Io invece domattina farò richiesta al Presidente della Camera e al Presidente del Senato di chiudere immediatamente il rubinetto, perché basta un atto dell'Ufficio di Presidenza, del finanziamento dei gruppi parlamentari, perché le ripeto, 154 milioni di euro in questa legislatura, consumati al 31 di ottobre. Io penso che i gruppi parlamentari, i partiti... Cioè lei dice di togliere questi finanziamenti e destinarli ai malati di SLA, ad esempio? Certo, perché già i parlamentari vengono ben pagati, e quindi aumentarsi le paghette, aumentarsi, o meglio, farsi pagare le auto con le quali vanno in giro, andare in ristorante, andare negli alberghi. Insomma, io sono stato, ieri ho dormito a Milano, ieri sera, l'altro ieri ho dormito a Bari, per attività istituzionale e politica ho pagato l'albergo sia a Bari sia a Milano, ho pagato la cena sia